lo stadio Bernabéu di Madrid, l'Italia batte in finale la Germania Ovest 3-1. Il paese impazzisce di gioia. Le fontane di ogni piazza d'Italia si trasformano in starnazzanti piscine. Caroselli di migliaia di auto strombazzando accompagnano un solo coro. Campioni, campioni, campioni! Le urla che provengono dalla strada sono sussurri rispetto a quelle dei miei in salotto. Quella stessa notte mia mamma, dopo l'ennesimo litigio con mio padre, decide di andarsene. Ma prima viene a salutare me e mio fratello che, come al solito, stiamo fingendo di dormire. Ma sai, una volta ho pensato a come sarebbe stata la mia vita se avessi abbandonato la chiesa. E mi sono visto per un attimo con una mia famiglia, una moglie, dei figli. E ho sentito che dentro il mio cuore c'era così tanto amore che una sola famiglia non sarebbe stata sufficiente per riceverlo tutto. Sentivo di doverlo dare a tutti. Era un amore troppo grande. Però, quando fui parroco a Godrano, tra il 1970 e il 1978, ebbi alcuni momenti di crisi e mi parlò della sua esperienza a Godrano. Allora, Godrano, fa qualcosa, allora si può fare molto. E Don Pino cosa fa? Ad esempio, a Pasqua, durante i riti della Quaresima, solitamente la processione attraversa le vie del quartiere fino a raggiungere il balcone del notabile di turno per far compiere alla statua un inchino. Un po' come fece il comandante Schettino con la nave Concordia davanti all'isola del Giglio, no? Lui sposta il percorso della processione. Adesso la statua sfiora la soglia degli umili, degli esclusi, dei più poveri, nelle viuzze più sporche e umide del quartiere. In chiesa fa venire a dir messa anche alle ragazze. Le fa cantare nel coro, in un quartiere dove le donne fin da piccole si dividono in madonne e puttanazze. Femmine da sposare e femmine da sfruttare. Trattare come creature uguali ai maschi. Riconoscere loro persone di uguale dignità è una rivoluzione. C'è poi il suo livore, il suo furore, la sua rappresaglia. Un parrino fece sfilare la fiaccolata sotto il balcone del Graviano. E se fuoco deve essere, che fuoco sia. Ma ha piccata la chiesa! La chiesa di San Gaetano in quel periodo è un cantiere. Finalmente un'impresa di bagheria ha ottenuto l'appalto da parte del comune per il restauro del soffitto. 700 milioni la spesa. Sabato mattina 24 maggio 1993 un furgone dell'impresa viene incendiato. È un attentato in pieno giorno, perché non si possa credere a una fatalità, un incidente. Sono due ragazzi come voi. Uno arriva con una tannica di benzina che svuota sul furgone, un altro arriva in motorino, accende un fiammifero, lo lancia sul furgone, c'è subito una fiammata, il furgone per un po' cammina da solo e poi pum, esplode. L'abbruciamento! Così lo definisce il proprietario dell'impresa, Serafino Balistreri. L'abbruciamento! La causa? Interrogato dal capo della polizia, Balistreri proclama senza incertezze autocombustione. Sì, signore! Cacetto, nel calore del maggio palermitano, che è assai, il furgone ha preso fuoco da solo. Quali altre spiegazioni ci devono essere? Estorsioni? Pizzo? Ma figuriamoci! Brancaccio in quel periodo è piena di abbruciamenti. Sono bruciati i portoni dei negozi, vengono danneggiate le saracinesche delle botteghe. La domenica successiva, durante l'umelia, Don Pino si scaglia contro chi usa la violenza e si nasconde, contro l'estorsione, il pizzo. Poi la sera telefona mia mamma, le racconta l'accaduto e mia mamma si mostra subito molto, molto preoccupata. Ma Don Pino, se fa così, lei rischia. E cosa mi possono fare? Mi ammazzano? E quando mi ammazzano, cosa hanno risolto? E poi, hai mai visto ammazzare un prete?
Poi mia mamma mi chiama Cristo. L'appartamento con loro era alle 8, loro sono arrivati alle 8 e mezza e ci siamo sbrigati ora. Ti chiedo scusa. Se vuoi puoi chiamarmi anche domani mattina presto per riprendere un appuntamento. Ciao. Ecco, quella che avete sentito è la voce autentica di padre Pino Puglisi, in quello che per la mia famiglia è una specie di cimelio, perché non si sa come mia mamma è riuscita a recuperare la cassettina della segreteria telefonica di ormai 25 anni fa. Per me era importante fare secondi. Lo Spatuzzo si avvicinò, mi tolse il borsello dalle mani e disse piano: padre, questa è una rapina. Lui si voltò, lo guardò, sorrise, una cosa questa che non potrò mai dimenticare, e disse: me l'aspettavo. Non si era accorto di me che ero alle sue spalle e io allora gli ho sparato un colpo alla nuca.